Non c'è ancora l'iniziazione. Però attenzione. Però arriva. Aspetta, che mi metti il primo piano qua, io. In periferia. No, bello, poco fa. Pensate, io ti voglio fare ma no, perché non facciamo di diramazione se ci vai a finire dentro qualche vigna? Sono mica a nuotare. E che legge? Però da lì che ti prendono lì, più di lì non vai giù. A meno che non viene incastrato. Ma sai, due bottigliette qua e galleggiare. No, ma ci vuole filo da pescare. Davvero? Renato. Ciao, lui. Volevo tutto. Se l'hai ancora guardi lì cerca il sole perché è freddo. Gli alpini vanno nella neve e alle 11 ci ritroviamo in Duomo e ricordiamo proprio una battaglia, una ritirata in mezzo alla neve e che molto probabilmente non erano neanche vestiti come si, adeguatamente come li siamo tutto sommato noi. E sono morte migliaia e migliaia di persone e tanti sono stati anche dispersi. È corretto ricordare quella battaglia degli alpini oggi perché siamo qua per intitolare la farmacia, che è un locale importante per un paese e una comunità ed è particolarmente anche adatto e legato al nome di Paolo Calzi, perché è stato come assessore, aveva seguito con la giunta Cavazzini, aveva seguito anche tutto l'aspetto sociale e quindi aveva anche seguito molto la farmacia comunale, dandogli già un'impronta anche di efficienza, perché abbiamo conosciuto tutti Paolo, era una persona molto precisa e citando Pertini si potrebbe dire che chi ha carattere può sembrare che abbia un brutto carattere, era una persona precisa con tantissimi amici, quindi vuol dire che il carattere non era, anche se voleva tutte le cose molto meticolose. Penso a Cantelleelio, penso alla Pina Guido, penso a Calzi Luigi, penso a tutte le persone che lo hanno seguito e che molti di questi sono anche presenti, che l'hanno seguito nel costruire la baita che ci teneva in modo particolare. E se l'associazione Alpini a Berceto è presente ed è stata anche sempre numerosa,
è perché Paolo negli anni si è impegnato e ha lasciato una tradizione che viene portata avanti. C'erano delle discussioni politiche fra me e lui, non siamo mai andati d'accordo politicamente. Questo non ha impedito di considerare quello che è stato un suo impegno. Credo che già da ragazzino si interessava della cibercetto, del pallone, ma poi si interessava delle cose sociali, e quindi è stato uno dei fondatori dell'AIDO, è stata una colonna portante dell'AVIS, si è interessato molto anche di politica e anche come amministratore, anche se ha fatto il consigliere comunale solo 10 anni e 5 anni l'assessore. Quindi ci fa piacere intitolargli un luogo che è un luogo importante per il nostro paese. Ci fa piacere anche ricordare le nostre persone, e abbiamo iniziato a farlo anche un mese fa con una piccola fontanella dove abbiamo ricordato altri volontari della Croce Rossa, dell'Avis, anche della Ciberceto. E quindi è importante che in un paese come Berceto ci siano delle persone che abbiamo conosciuto, che comunque sono ancora conosciute perché ci hanno lasciato da poco, che hanno dimostrato l'importanza di interessarsi per la comunità. E lo ripeto sempre, ci lamentiamo giustamente tante volte che ci sono tantissime, ci sarebbero tantissime cose da fare, che ci potremmo comportare ognuno di noi meglio. Poi se vediamo le date di nascita delle persone nel nostro paese, quindi abbiamo molte persone anziane, noi dobbiamo dire che Berceto nel suo insieme come comune è un paese generoso, perché di volontari ce ne sono tanti dentro delle associazioni importantissime. Le associazioni di volontari sono tutte importanti, anche nei vari settori. Poi ci sono quelle che salvano la vita, come dico sempre, la Croce Rossa, l'Avis, l'AIDO, ma sono importanti anche gli alpini, sono importanti anche quelli che organizzano il gioco del pallone, il calcio e queste cose. Ci fa quindi piacere ricordarli perché diventano un esempio per ognuno di noi. Questa è una cosa molto semplice, le nostre sono cerimonie molto semplici che però sono sentite dalle persone, da quelli che hanno conosciuto Paolo Calzi. Ho piacere che c'è la moglie, la sorella, i nipoti di Paolo, e come dico è un luogo che viene sicuramente ricordato, ed è ricordato anche perché ha svolto questa attività, quindi mi sembrava corretto, da quando la farmacia era comunale lui è stato uno di quegli amministratori che ha seguito questo settore, che è un settore importante che ancora oggi bisogna lottare molto per mantenerlo, perché tutte le cose che servono alle comunità, soprattutto in montagna, senza volendo o non volendo cercano di togliere, quindi ci impegniamo e speriamo che ci aiuti anche lui a mantenere queste cose. Ci rivediamo poi tutti alle 11 in Duomo, e con quel trasporto verso delle persone che hanno sofferto veramente tanto, ed è stato anche significativo qualche anno fa, sempre attraverso l'associazione Alpini, quella camminata che avevamo fatto, organizzato, di persone che camminavano a piedi nudi, erano organizzate da un signore che aveva avuto i parenti, il nonno, in Russia, e voleva cercare di far capire quello che è stato il sacrificio di combattere in mezzo alla neve e, come si diceva all'inizio, con i vestiti non adeguati. E quindi è particolarmente significativo oggi mettere insieme le due cose, la Santa Messa alle 11 per ricordare i nostri caduti in Russia, e anche questa è stata una celebrazione che aveva iniziato a fare Paolo e che ci teneva in modo particolare. Io invito la moglie, i familiari a togliere la bandiera, era un altro grande simbolo di Paolo che ci teneva molto all'Italia, era un patriota, ci teneva alla bandiera, di togliere la bandiera che leggiamo la piccola targa. Comune di Berceto, farmacia comunale Paolo Calzi, 27 gennaio 1940,
8 febbraio 2006, l'amministratore comunale, dirigente Avis, dirigente Aido, dirigente Associazione Nazionale Alpini, sezione di Berceto e anche dirigente sportivo. Berceto 4 febbraio 2018. Per la Santa Messa delle 11. Grazie. No, come lui è impossibile. Bilanci tutti sempre messi fuori.